Niente lezioni stamattina, chiuso per lutto il complesso monumentale che ospita i dipartimenti di ingegneria ad Aversa. La Procura di Napoli Nord indaga sul crollo e sulla morte dell'operaio impegnato nei lavori di impermeabilizzazione del soffitto. 41 anni, padre di 3 figli, Luciano Palestra, era stato assunto di recente dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto. È stato travolto e ucciso dai calcinacci sotto gli occhi di altri 3 manovali. Durissime le parole della CGL, pronta a costituirsi parte civile nel processo. Urgente, sottolinea il sindacato, la messa in sicurezza di tutto l'edificio. Nei cantieri a committenza pubblica non dovrebbero accadere tragedie simili. Sbigottiti e pieni di rabbia i rappresentanti di un coordinamento universitario. Inaccettabile, scrivono gli studenti, che un uomo debba perdere la propria vita proprio qui dentro. La manutenzione spesso lascia a desiderare negli edifici universitari e in quelli scolastici, denunciano gli studenti. Subito una mappatura del rischio e degli interventi da realizzare in tempi strettissimi.